oggi l'obiettivo è superare il cappotto. No, siamo qui al lago, oggi prova in kayak con Gianmarco, i nostri kayak, e facciamo una prova a bass fishing con l'obiettivo di scappottare. Qualsiasi cosa. Scappottare. Andiamo, ci divertiremo oggi. Faccio vedere brevemente il mio kayak Hobby Compass con le pinnette, ecoscandaglio, porta canne, porta camera optional, sedile di serie, pagaia di serie, Hobby Create, la cassettina optional, le nostre cannette, sono tre canne spinning leggero, poi vi spiego anche l'attrezzatura e vi faccio vedere anche il mostriciattolo di Gianmarchino, Hobby Outback grigio con delle finiture interne molto gay, molto interessanti, ecoscandaglio, pinnette di serie, le pinnette sono kick up fin, praticamente eventualmente c'è qualche ostacolo sott'acqua, questa si scalza e si evita la rottura o la distorsione delle pinnette, portacanne, sedile comodo, molto comodo. Molto comodo, anche qui portacanne, pagaia di serie, qualche cannettina e ora andiamo a pesca, dai. Allora, siamo in acqua, siamo a bordo del mio kayak, la prima cosa che facciamo, prendiamo una bella cannetta e gli mettiamo un'eschettina, poi nel corso del video vi faccio vedere anche le tipologie di esche che ho portato, le colorazioni. Vi spiego un po' la mia attrezzatura. La prima cosa da fare è utilizzare l'ecoscandaglio anche per trovare eventualmente la presenza di minutaglia. Allora, questa è una classica pescata invernale, anche se ecco l'inverno è quasi finito, però l'attività dei bass è ancora molto bassa, l'attività si riduce a poche finestre di attività durante la giornata, per cui anche in base a quelle che sono le condizioni meteo i bass si attivano in determinate zone, molto spesso a ridosso della mangiata, dove c'è un po' di pesce foraggio, e quindi la prima cosa che facciamo è cercare questi spot in questo habitat dove c'è presenza di minutaglia nei pressi del fondo sulla mezz'acqua. Quindi ci facciamo aiutare dal nostro ecoscandaglio per individuare queste zone e iniziare a pescare esattamente dove si trovano le palle di foraggio. Allora, iniziamo la nostra battuta. Ho portato diverse canne, tra cui ho fatto una montatura drop shot su una. Praticamente c'è un piombo sotto, alla fine della mia montatura. Poi ci sono 40-50 centimetri, io ho messo un amo, in modo da poter pescare nei primi strati del fondale, no? Nelle zone più ampie, per andare anche a trovare i bass che pascolano sul fondo, ma per esempio ho attaccati adesso. Io ho fatto una presentazione molto molto light, inserendo sull'amo da drop un'eschetta siliconica da 5 cm, un'imitazione di permetto, e ora trovo qualche spot
dove c'è un po' di pesce foraggio e cerco di calare la mia presentazione. Mi faccio aiutare dalle mie pinnette in modo che ho le mani libere, non utilizzo la pagaia, e mi faccio una scandagliata lungo questa zona dello spot. Il fondale passa dai 4 metri fino ai 6-7 metri e in alcuni punti invece riusciamo ad avere anche 10-15 metri di fondo, quindi è uno spot caratterizzato da continui salti di fondale, e molto spesso proprio a cavallo di questi scalini, se così possiamo definirli, ci sono i bass che tendono a cibarsi del pesce foraggio a ridosso di questi scalini, e noi andremo a calare la nostra presentazione proprio in questi spot. Ho trovato uno spot interessante, provo a fare una calata. L'acqua è molto molto scura, verdognolo sul marroncino. Vediamo che succede. Controllo sempre la caduta del filo durante la discesa, perché potrebbe essere anche che potrei, diciamo, ricevere un attacco in caduta, e quindi in questo caso dovrei ferrare. Siamo sui 12 metri. Aspetto che il piombo tocchi a terra, in modo che non esce più filo dal mulinello, me ne accorgo che non si chiama più filo, e faccio un recupero quasi sul posto, quasi in verticale, facendo saltellare questa imitazione, facendola scendere fino al fondo, e poi la alzo. Questa è in genere la tecnica che si usa, la tecnica di recupero per la montatura, la presentazione drop shot. Sull'altra canna invece ho montato una testina piombata con amo Texas, per ovviamente una presentazione Texas, con un bel vermetto di dimensioni medie, e alterno lanci con la montatura drop shot e lanci con l'innesco Texas. Anche in questo caso lo faccio scendere l'esca sul fondo e inizio un recupero a saltelli molto lento, e vediamo, ecco, se riesco ad avere qualche risposta con entrambe le presentazioni. Lancio l'esca in acqua, nonostante la vicinanza alla costa, alla riva, ci abbiamo 14 metri qui, quindi la profondità c'è. Inizio il recupero. Recupero lento. Faccio qualche richiamo ogni tanto per dare un po' di vita all'esca, e vedo se riesco ad avere qualche risposta. Sono passato l'altra porzione di lago,
tramite un passaggio che per le condizioni del livello dell'acqua permette tranquillamente di passare da una parte all'altra in questo periodo. Vediamo se qui avremo più fortuna. Purtroppo la pesca al basso in inverno è così, si fa tanta acqua, si prova, si riprova, però un bass preso in queste condizioni vale 10 bass presi in estate o in primavera, quando li prendono un po' tutti. In queste condizioni si impara tantissimo. Ci proviamo ancora un po'. Ho trovato un bel scalino che dai 5 mi porta fino ai 7 e provo in questa zona con sempre il drop shot con un minnow, sempre con gli occhi sull'eco per vedere qualche marcatura, ma sembra un deserto. Recupero sempre lento, alterno delle cercatine verso l'alto per dare un po' di vita al pescetto. Dai 5 sono passato agli 8, quindi sto proprio sullo scalino. Provo a farlo salire un po'. Non c'è verso. Faccio anche una veloce panoramica delle esche che ho portato con me oggi. Ho portato qualche imitazione di vermetto, creature di vario genere, ancora qualche stick bait, ce n'è di vario genere, e questo. Poi ho giusto un paio di jerk, che userò nell'ultima parte della sessione di pesca. Ovviamente c'è anche qualche altro siliconico. Faccio vedere anche l'altra scatolina. Qua invece c'è un po' di black minnow. Swing Impact, Easy Shiner, diciamo il fritto è abbastanza misto. Rashad della Molix, ma per il momento non è l'esca che fa la differenza, non c'è proprio attività e quindi possiamo mettergli quello che vogliamo, ma se non decidono di mangiare non abbiamo tante chance di cattura, ma ci stiamo provando comunque. La nostra pescata continua. Battute finali di questa uscita, purtroppo almeno per il momento infruttuosa, però ecco, come prima uscita dell'anno a Bass le temperature ora stanno cominciando ad alzarsi e quindi era giusto venire a fare una prova. E niente, ci abbiamo provato, ora facciamo ancora qualche lancetto qui nella zona. Vi ringrazio per la visione di questo filmato, e se vi è piaciuto lasciate un like
come al solito iscrivetevi al canale se vi fa piacere restare aggiornati con i prossimi inserimenti e come sempre lascio un grande saluto a tutti gli amici di Planet Speed. Ciao ragazzi, alla prossima!